Grazie Presidente. Io sono molto contenta che le opposizioni siano così preoccupate e così attente ai bisogni dei più deboli e che si preoccupino che questa amministrazione e il nostro assessore mettano a bilancio la giusta quantità di fondi che possa dare soddisfazione a tutte le esigenze. Ecco, io vorrei proprio intervenire per rassicurare queste persone che noi stiamo facendo un lavoro capillare che non è stato mai fatto fino adesso, dando i soldi non così senza un criterio come è stato fatto fino adesso, ma distribuendoli a seconda delle esigenze di ogni singolo municipio. Vi ricordo che i soldi fino adesso, il criterio iniziale ancora non abbiamo capito qual è stato, quello per cui sono stati dati con enormi differenze sul sociale da un municipio all'altro, sulle varie voci, ma sicuramente non è stato un criterio che è partito dalla rilevazione del bisogno. Noi stiamo facendo questa scelta capillare di dare i giusti fondi, di mettere i giusti importi per tutte le necessità del sociale e sicuramente non faremo quello che è stato fatto negli anni precedenti, in cui alla fine i soldi che venivano dati erano su base storica. Vorremmo che ci sia una qualità della vita che sia uguale in ogni municipio di questa capitale. Quindi io ringrazio le opposizioni per le loro preoccupazioni, ma vorrei anche rassicurarli che questo lavoro, che non è stato fatto mai fino adesso, finalmente c'è qualcuno che lo sta facendo e di questo ringrazio l'assessore.